Ciao a tutti, buonasera, anche se è sabato sera ormai sarebbe ora di andare a cena, ma qua stiamo ancora lavorando per voi e stiamo in pratica collaudando le nuove antenne Rosato Evolution appena sfornate e la versione in cui comunque ho il piacere di presentarvi è praticamente in tutte le versioni, cioè la versione da montare direttamente sul tetto di un veicolo e quindi praticamente, come potete vedere in questo momento, questa antenna è praticamente spoglia e quindi viene fissata direttamente sul veicolo, che può essere o un van oppure tranquillamente sono state montate anche sulle piccole autovetture tipo le 500, le Panda, le Smart addirittura. Quindi il peso è molto piccolo, è molto ridotto. L'ingombro è veramente molto ridotto anche questo, essendo comunque la parabola da 77 centimetri, essendo comunque un sistema di trasmissione incassate. Poi abbiamo la versione nella bauliera. Ecco, vi faccio vedere la bauliera. La bauliera, ecco questa, l'ho lasciata appositamente chiusa così potete vedere il sistema. Il sistema è una bauliera rinforzata dove all'interno viene applicata una piastra in alluminio che serve per stabilizzare l'antenna qualora voi abbiate la necessità di poter utilizzare il sistema Rossate dove il veicolo non arriva e pertanto potete effettuare le vostre dirette anche in luoghi impervi. Qualcuno l'ha usata sulle Dolomiti, io ho visto comunque fatte delle dirette sulle montagne oppure addirittura fatte in spiaggia in riva al mare, pertanto direi che insomma la soluzione è molto versatile. Ecco, per cui rivediamo un attimo la versione con la bauliera, benissimo, e poi nella versione più professionale nel flechiese, il quale flechiese è una flechiese in astrabord, ecco la novità che comunque avevo anticipato, ormai i flechiesi non li faremo più in legno, ma li faremo comunque in materiale assolutamente resistente alle basse temperature e quindi al ghiaccio e alla neve. Difatti, abbiamo anche provvisto nella versione Evolution il de-icing, quindi novità assoluta, la Rossat, per coloro che la desiderano, sarà equipaggiata di una termocoperta, la termoresistente a 12 volte, la quale vi permetterà di usare l'antenna anche in cattive condizioni di neve o di ghiaccio, in cui comunque, come ben sapete, la neve altera quello che è la specolarità dello specchio riflettente, lavorando poi a 30 GHz e pertanto comprometterebbe il funzionamento. Quindi, proprio in virtù dell'esperienza fatta e comunque della conoscenza, diciamo, delle problematiche tecniche, l'evoluzione tecnologica ha voluto che, insomma, ci fosse questa novità 2018. Infatti l'alimentazione è un 12 volt proprio perché qualora viene utilizzata sui mezzi mobili potete tranquillamente utilizzare la batteria dell'autoveicolo per poter tenere in temperatura il piatto della parabola. Ecco, arriviamo sul particolare sul flechiese in astraboard, quindi è un flechiese molto resistente, stavo dicendo, considerate che questo è un materiale che viene utilizzato anche per le forniture dell'esercito, quindi insomma direi assolutamente garantito. Il pannello di controllo nella soluzione del flechiese viene fornita in apposita valigetta, nella quale valigetta, come potete vedere, c'è il pannello di controllo, il quale ha il suo controller, ha il suo alimentatore. Nella parte sottostante, vi faccio vedere, viene posizionato l'alimentatore stabilizzato che permette il funzionamento dell'antenna, in modo tale che comunque, qualora voi non avete la possibilità del 12 volt, ma utilizzate una postazione fissa, ecco che in questo caso l'antenna viene posizionata sul flechiese, il quale flechiese è dotato, ve lo faccio vedere questa parte, di quattro gambe telescopiche regolabili, eccole qua, dove in pratica, indipendentemente da quello che può essere il piano del terreno, voi potete mettere tranquillamente in bolla il vostro apparecchio e quindi poter tranquillamente, senza nessun problema, raggiungere il satellite.
Eccoci qua. Allora, vi faccio vedere comunque l'aerostat Evolution. Utilizza comunque l'etria. Ecco, vi faccio vedere il particolare della resistenza della termica che vi permette appunto di avere la funzione, diciamo, del de-icing. Ecco, vi faccio una panoramica da qua sopra. Le antenne sono tutte, diciamo, di nostra produzione, quindi nessun problema anche per eventuale assistenza post vendita, chiedo scusa. Il sistema è gestito da GPS ed inclinometro e quindi praticamente si autoregola in funzione della vostra longitudine, della vostra latitudine. E che dirvi ancora? Niente, ma proviamo a fare un puntamento. Eccoci qua. Allora, questa è la valigetta. Il pannello di controllo è un pannello molto semplice, il quale è provvisto di un tasto verde, dal quale in pratica serve per poter alimentare tutto il sistema nella funzione di automatica e nella funzione poi di chiusura. È possibile, attraverso i pulsantini neri, che voi potete vedere, effettuare, io lo consiglio sempre, un puntamento fine per la correzione ottimale del sistema. Niente, avviamo il tutto, pulsantino verde, il segmento in pratica lampeggia e lampeggia perché in questo momento la ricerca del satellite ha attivato il GPS, eccoci qua, che noi abbiamo in pratica attivato l'antenna. Ecco, le antenne le vediamo. Io, mentre non potevo pigiare contemporaneamente a tutti e quattro, ho pigiato uno per volta. E voi praticamente potete vedere che il sistema sta correggendo anche le elevazioni, essendo il piano non perfettamente. Ecco qua, abbiamo. Le antenne hanno praticamente calcolato automaticamente la posizione del CubeSat e quindi avete visto in real time il vero tempo che questo sistema impiega per effettuare il puntamento sul satellite. Quindi voi siete in qualsiasi posto in Europa e avete, io consiglio la banda dedicata per poter far sì di avere un servizio eccellente da parte del CubeSat e quindi tranquillamente test fatti si raggiungono diversi mega, posso dire 10 in upload, in condizioni diciamo di ottima visibilità e quindi con un in-budget performante terra-satellite. Niente, io vi ringrazio, vi ho fatto proprio una panoramica molto semplice dell'insieme. Ecco, diamo un'occhiata a tutte le antenne che sono nella versione, dicevo, flychase, molto pratica, molto professionale, quanto riguarda lo stoccaggio anche è questo. E come potete vedere, ripeto, il de-icing a 12 volte per la resistenza, evitare che la neve possa sciogliersi nella versione bauliera e nella versione praticamente per essere fissata direttamente sull'auto o comunque su un veicolo. A questo punto andiamo a chiudere l'antenna. Dopo aver effettuato le varie operazioni, basta semplicemente pigiare nuovamente il tasto verde e c'è il segmento CH che sta a indicare chiusura. A questo punto il sistema provvede ecco qua intanto abbiamo effettuato anche ecco, ovviamente non sono sincronizzate perché non le abbiamo fatte partire istantaneamente tutte assieme, però comunque avete perfettamente compreso
la semplicità del funzionamento. Quindi è possibile avere un collegamento satellitare senza avere delle specifiche competenze in merito. Grazie a tutti dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Al prossimo video di collaudo. Ciao!